Cantami Clean Bandit nella sera di Radio Number One. E allora, di vero amore se ne può parlare in tutte le forme, e tra cui anche l'amore per ciò che riguarda internet, per ciò che riguarda gli outfit, per ciò che riguarda le news. Insomma, ci sono veramente diversi tipi di amore. Ma perché vi dico questo? Perché al telefono con me in questo momento dovrebbe esserci Chiara. Buonasera Chiara. Ciao a tutti. Ciao bella, come stai? Benissimo, grazie. Voi? Bene, bene, grazie. Tutto a posto. Io Chiara l'ho un po' coinvolta nella sera di Happy Hour perché una sera parlavo con il mio socio Patrizio Romano e parlavamo ed è venuto fuori il termine fashion blogger. Quando ho detto questo termine, Patrizio mi guarda: ma cosa è una fashion blogger? Ma come cos'è una fashion blogger? Non sei al passo coi tempi, Patrizia, ma adesso ve lo spieghiamo. Così ho chiamato Chiara, che è una mia amica, e ho detto: senti, spieghiamo un po' che cos'è, chi è una fashion blogger. Tu innanzitutto facciamo una piccola presentazione: non sei solo una fashion blogger, ma sei anche una cantante. Tra l'altro so che sei in tour con Paolo Meneguzzi, per cui complimenti. Esatto. Insieme ad Eugenia, a cui mandiamo un grosso bacio. Esatto. Un bacione. E che poi sei anche una ballerina, per cui esattamente hai unito canto e danza e hai detto: sai che c'è, sono una brava cantante, una brava ballerina, ma voglio fare anche la fashion blogger. Com'è nata? Non ci facciamo mancare niente. Ma com'è nata questa cosa, Chiara? Allora, guarda, ti dico, veramente io sono un po' nata nel laboratorio di mia nonna, che aveva un laboratorio di camicie da notte. Di dove sei tu, Chiara? Io sono di Casale Monferrato. Ok. Anzi, con la precisione, di San Giorgio Monferrato, che è un paesino lì vicino, proprio sterzo tra le colline, quindi... E mia nonna aveva questo laboratorio e io, mia mamma faceva la sarta lì, e quindi io ho cominciato, diciamo, a cucire con la mia macchina da cucire, sai, quelle proprio di plastica. Sì, quelle per i bimbi proprio. Esatto, sì, meraviglioso. Esatto. E quindi ho cominciato un po' a avvicinarmi a quel mondo, e da lì mi creavo, cioè, un po' i miei vestitini per le mie bambole, le cose, quindi mi studiavo veramente tutto, anche tipo per andare a scuola, all'asilo, cioè cercavo sempre una gonna, obbligavo mia mamma a mettermi questo, quest'altro, cioè veramente. Insomma, ce l'avevi nel sangue la fashion blogger. Esatto. No, vabbè, poi veramente ho cominciato poi ovviamente a studiare, a portare avanti le mie passioni, che erano principalmente appunto quelle della danza. Ho scoperto la musica e il canto, e da lì poi me ne sono innamorata e non ho più lasciato la presa, diciamo. E poi mi sono trasferita a Milano per studiare, a portare avanti appunto quello che volevo far diventare il mio lavoro, e che piano piano, diciamo, ci sto riuscendo a portare avanti questo. E ho deciso qualche annetto fa di aprire un mio spazio per, diciamo, parlare un po' di quello che mi riguardava, quindi che riguardava la mia vita, e quindi ho cercato di coinvolgere un po' tutti i miei hobby e le mie passioni in questo. Quindi, in un certo senso, scrivi di te, parli di te, delle tue passioni, e intanto provi a dare anche consigli, no? In un certo senso. Esattamente. Infatti ho cercato di coinvolgere un po' chi mi seguiva, chi vedevo che sui social, soprattutto Instagram e Facebook, mi seguiva di più, e ho cominciato a coinvolgerli nelle mie passioni. Quindi magari mi indossavo quel pantalone, mi chiedevano: ma dove l'hai comprato? Ma c'è anche di un altro colore? Ma la taglia com'è? Cioè, queste cose qua, quindi proprio da ragazze, insomma, persone comunissime. E quindi, okay. Cioè, quando uno, diciamo che se uno va a fare shopping, a volte un consiglio in più non fa mai male. Guarda, infatti, se sei in giro per Milano, un giorno incontriamoci, che c'ho bisogno. Ecco, ma un'altra cosa che mi ha sempre lasciato basita è che voi vi fate dei selfie, voi fashion blogger, meravigliose. Io devo iniziare alle 5:30 a farmi un selfie, che poi mettiamo su Facebook alle 7. Perché è una roba inquietante. Quali sono i segreti per un ottimo selfie, Chiara? Ecco, allora, l'ottimo selfie, come è importante? Allora, intanto dico un trucco, che è quello di sempre alla luce naturale, quindi cercare o alla luce della finestra, che è quella perfetta, dove appunto, diciamo che i difetti, le occhiaie, queste cose vengono un pochettino mascherate, quindi possiamo usare qualche filtro di meno. Ok, diciamo. E intanto, luce naturale, segnato. Poi, la memoria sul telefono,
che è cosa fondamentale, perché ogni volta io ho l'archivio sempre pieno, e quindi avere un po' di memoria. E poi vabbè, lì bisogna cercare di far vedere i propri pregi, magari nascondere un pochettino i difetti, ma la semplicità vince sempre, quindi alla fine forse a volte, ecco, ho notato una cosa che mi sono sempre chiesta: perché a volte delle fotografie, dei selfie che mi piacciono a me, agli altri piacciono di meno e viceversa. Ah, interessante questa cosa. A volte io metto una e dico, ma però qua sono venuta male, vabbè dai, la metto lo stesso. Invece riceve più mi piace di quella che magari io pensavo fosse bella e... Hai capito, l'ottica, insomma, bisogna studiare un po' l'ottica del pubblico che ti segue. Ma diciamo, come ti possono trovare sui social? Magari qualcuno si è incuriosito. Tra l'altro, una bellissima bionda con gli occhi azzurri, io ve lo dico, è così, di un po'. Grazie. È vero, Chiaretta. No, sei troppo gentile. Guarda, sui social mi potete trovare su Instagram con l'Oshgram, con l'H, mi raccomando, non con la C. E, potete trovarmi sul blog, dove potete vedere dei post aggiornati settimanalmente, più o meno, che è losh.it, sempre con l'H, quindi L-O-S-H. Okay. E poi su Facebook, Chiara Losh. E allora, pagina, e quindi potete trovarmi ovunque, diciamo. Guarda, Chiaretta, io ti faccio tantissimissimissimi in bocca al lupo, ti ringrazio per essere stati con noi e ti dedico la canzone successiva, che è di una cantante che io adoro tantissimo, si chiama Pink, e la canzone si chiama Try. Tesoro, in bocca al lupo e grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Ciao tesoro, un abbraccio. Grazie, ciao. Un abbraccio. Che bello fare la fashion blogger. Sometimes I think